siamo qui e vi ringrazio appunto della presenza e abbiamo tre relatori davvero molto qualificati. La dottoressa Paola Martinelli, come ho detto, che abita a Passo, ecco, e la relatrice comunale di Varese, casa, mediatrice civile, commerciale e mediatore familiare. La dottoressa. Perché davvero si fa fatica a trovare amministrazioni, enti, eccetera, che abbiano quella sensibilità utile proprio per divulgare la cultura della mediazione. Perché dico divulgare la cultura? Perché noi siamo un paese fortemente conflittuale e dove è, diciamo, normale, no, per risolvere le controversie, pensare subito di ricorrere, diciamo, proprio di nuovo resa obbligatoria nel decreto del fare. E siamo proprio sul pezzo perché è obbligatoria, è di nuovo obbligatoria dal 20 di settembre, quindi oggi è il 26, siamo proprio, siamo stati bravissimi con i tempi, come diceva l'assessore, abbiamo preso il momento giusto. Mi spiace che magari ci poteva essere più gente, magari anche più qualificata, nel senso non solo cittadini, ma sarebbe stato bello avere qui, magari, diceva l'assessore che viene invitato, qualche rappresentante, ad esempio, degli amministratori condominio, piuttosto che assicuratori, eccetera. Perché? Perché solo proprio con questa parola, combinando questa cultura, chiamiamo sempre cultura perché è fondamentale, si può fare in modo davvero di... Poi l'avvocato di Gregoria. Io vorrei iniziare innanzitutto ringraziando per l'invito. Perché io come avvocato difendo la mediazione. Per difendere la mediazione faccio l'interesse della mia categoria e cerco di spiegare agli avvocati perché io difendo. In quelle nazioni, come il sistema nordamericano, ha portato degli effetti positivi. Cioè, se oggi negli Stati Uniti una causa dura 300 giorni e da noi dura 1260 giorni, è perché in quel sistema la mediazione è stata sperimentata e funziona. Ecco allora il beneficio che noi abbiamo. Allora, se questa è la natura del conflitto, è opportuno avere un soggetto che è capace di relazionarsi, che è capace cioè di dialogare con la persona, di far capire che quel suo interesse, ecco la figura del mediatore come manager del conflitto, cioè il mediatore di azione del conflitto. Le amministrazioni oggi sono il punto di riferimento, proprio il comune, il sindaco, è il primo soggetto che ha contatto con i propri cittadini e i cittadini hanno come riferimento diretto i servizi del comune. Allora il comune è inutile. Queste camere municipali di mediazione, cioè è l'ente comunale che si convenziona e attribuisce uno dei suoi uffici nella quale fornisce ai propri cittadini questa possibilità, cioè si convenziona con un organismo, ci sono dei mediatori del gruppo e questa struttura è di riferimento ai cittadini per condurre le loro imprese e gli mette questo servizio a disposizione della comunità. E le parti avranno la possibilità di comporre i propri commenti a costi contenuti. È stato chiaro.